Jacopo, 17 anni di Cartigliano, muore in sella alla sua bici dopo una caduta al giro dell'Alta Austria. Sarebbero più di 200 milioni i danni della tempesta di grandi inattezze senza contare auto e agricoltura. Siamo entrati nella casa di chi non ha più il tetto e lancia ai nostri microfoni un appello. Oggi è il compleanno di Bassano, sono tante le candeline dei desideri da spegnere. Il caldo torrido sta riempendo le montagne del nostro territorio, ma serve essere preparati. L'Ite, sfociata in violenza, ha denunciato un ristoratore di 35 anni di origine cinese. Torna con la sua 26esima edizione il Gallio Film Festival, il cinema d'autore arriva in altopiano. Iniziativa di solidarietà per Massimo Zen che sta scontando una pena per omicidio. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di TG Bassano. Lo avete visto, apriamo la nostra edizione con una notizia drammatica che ha colpito la comunità di Cartigliano di Nove tutto il mondo del ciclismo. Jacopo Venzo, 17 anni, appunto di Cartigliano, muore in sella alla sua bici dopo una caduta al Giro dell'Alta Austria. Una violenta caduta durante una discesa in montagna l'impatto forte, la paura, la speranza e poi il dolore straziante per la morte di Jacopo Venzo, diciassettenne di Cartigliano che ha perso la vita in Austria durante la prima tappa della Junioren Rundfahrt. Ci sono momenti in cui la vita ti mette in ginocchio, improvvisamente, senza preavviso, senza chiedere permesso. A terra, distrutti dal dolore, ci sono i familiari, gli amici, i compagni, gli sportivi e l'intera comunità di Cartigliano e di Nove, dove Jacopo è cresciuto e ha pedalato fino a pochi mesi fa con la Velo Junior Nove. L'annuncio è arrivato oggi, anche se la tragedia si è verificata ieri da parte della sua nuova squadra, la Campana Imballaggi ballaggi Ex Trentino. Il giovane ciclista è deceduto in ospedale per le ferite riportate. I parenti la scorsa notte sono giunti all'Inz. La gara a tappe è stata annullata. La squadra ritirata dalla competizione. Lui, giovane campione in sella alla bici nella vita, stava rincorrendo i suoi sogni insieme ad altri 140 concorrenti di vari paesi europei. Jacopo è nato e cresciuto ciclisticamente parlando a nove, lui è di nove. Al Velo Junior 9 ha mosso i suoi primi passi e da quest'anno, passando nella categoria Juniores, è passato con me alla Campana Imballaggi Ballaggi JointX 2000. Jacopo, come tutti gli altri ragazzi, è per me un figlio a tutti gli effetti. Un figlio straordinario, un ragazzo di quelli che ogni genitore vorrebbe mai una lamentela, mai... Uno sgarro con gli altri ragazzi, un ragazzo che si faceva voler bene da chiunque. La nostra priorità adesso sono i ragazzi, perché chiaramente sono, stato, sono stati scossi da quanto accaduto, e soprattutto la famiglia, stare il più vicino possibile alla famiglia. Adesso, appena rientrano tutti quanti, ci troveremo. Jacopo fa parte di una famiglia numerosa: tre fratelli e due sorelle. E poi c'è la grande famiglia del ciclismo, di chi gli vuole bene. Jacopo, un ragazzo di 17 anni, con un futuro tutto da scrivere nello sport e soprattutto nella vita, e per questo fa ancora più male. Tutto a Cartigliano si stringe intorno alla famiglia, agli amici e a tutti quelli che volevano bene a Jacopo in questo momento di immane dolore. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il ricovero in ospedale, Jacopo è deceduto per le gravi ferite riportate. Hanno comunicato la Federazione Ciclismo dell'Alta Austria e gli organizzatori. Il 17 enne proseguono, stava scendendo da solo ed è rovinosamente caduto in una lunga curva a sinistra. Adesso c'è solo il dolore, il cordoglio e il saluto dei suoi compagni. Abbiamo un angelo in più a proteggerci da lassù. Torniamo adesso a parlare di maltempo e torniamo a Teze sul Brenta, uno dei comuni più colpiti, sarebbero oltre 200 milioni di euro i danni della tempesta di Grandine alle sole, abitazioni e strutture. Dopo la grandine si contano i danni e le cifre giorno dopo giorno fanno sempre più paura. Dalle auto ai tetti delle abitazioni dei Capannoni, dai semafori agli edifici pubblici. Un comune quello di Tede sul Brenta che esce letteralmente bombardato dalla tempesta di ghiaccio. Il mio ufficio tecnico ha stimato in 100.000 euro il costo per la rimozione della copertura della scuola elementare di Campagnari e la risistemazione. Se così è, 100.000 per un edificio che più o meno è come un'abitazione, le abitazioni che sono ridotte in quella condizione sono sicuramente più di 100, per non parlare poi dei fabbricati industriali, i quali non hanno 100.000 euro di danni, ma qualcuno mi diceva ieri. Eh, negli edifici produttivi anche 300-350 mila euro. I conti vengono da sé, sarebbero più di 200 milioni i danni causati dalla grandine mercoledì sera, 15 minuti di vento e ghiaccio che hanno messo in ginocchio l'intero comune, centralini di soccorso da giorni operati. C'è chi chiede aiuto per riparare il tetto della sua abitazione e chi una dimora temporanea a causa dei troppi danni. Per il momento abbiamo solo una famiglia, una, una coppia che eh, avevano la casa appunto inagibile e che abbiamo preferito eh, metterli in albergo e quindi in sicurezza perché non avevano altra dimora. Per chi non l'avesse ancora fatto, ecco come procedere per richiedere l'aiuto necessario. Devono chiamare il numero della protezione civile di Tese che è lo 0424 535 923. L'unica cosa che possiamo fornire noi sono sacchi di sabbia perché i teli eh, sono terminati e anche la stesura dei teli da parte nostra non è possibile. Quindi devono trovarsi, attivarsi per trovarsi una ditta che stenda il telo e naturalmente poi mette in sicurezza l'abitazione. Danni della grandine che come cicatrici rimarranno per molto tempo indelebili. Come indelebile rimarrà l'impegno e lo sforzo in un momento così difficile di un'intera comunità. Mi consente innanzitutto di ringraziare tantissimo i vigili del fuoco perché fin dalle prime ore di mercoledì si sono prodigati instancabilmente giorno e notte per gli interventi sul nostro territorio e lo stanno ancora facendo, insieme con la nostra protezione civile, insieme con gli operai del comune, insieme con tantissimi volontari che si sono messi a disposizione. Ringrazio anche i miei cittadini che si sono comportati veramente con uno spirito di unità unico. E proprio oggi a Teze sul Brenta siamo entrati nella casa di una famiglia che non ha più praticamente il tetto e ai nostri microfoni ha lanciato un appello importante. La cronaca di una vera e propria tragedia, una eh, tempesta. Perfetta che si è abbattuta su Tezze e sul Brenta, lasciando delle cicatrici importanti, diventa il racconto anche di tante storie di persone, di cittadini in difficoltà. Come eh, la casa che stiamo visitando oggi, eh, lo vedete alle mie spalle ci sono ancora i teli che eh, coprono i mobili perché eh, il tetto è stato completamente danneggiato. In casa, ogni volta che piove, scende acqua. Signora, veramente una situazione eh, drammatica. Lei diceva che non dorme da quattro notti, vive con le bacinelle e con la speranza che qualcuno... Venga a risolvere il problema. Io ho chiesto semplicemente che mi vengano a mettere un telone, eh? che mi, 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 tutelarci sopra il tetto. Questo ho chiesto perché se io non avevo bisogno, se potevo andare sopra il tetto, ci andavo io e mio marito sopra. Prima si fanno quelli che non hanno la copertura de de della guaina. Prima. Signora, come sono stati questi giorni? Terribili. Ah, guarda, almeno io auguro a nessuno qua il terremoto. Mi domando se. penso, ter sta un terremoto qua. E allora il terremoto, quando prende fuoco una casa ti mettono in sicurezza, giusto? Questa è uguale? Io, a me non hanno messo in sicurezza nessuno qua. sono tante le case che eh, anche qui nel vicinato si trovano eh, grosso modo nella stessa situazione. Lei ha avuto modo di parlare proprio con i vicini? Ho parlato, la situazione che ho io qua con quelli che ho parlato non c'è. L'acqua che ho io dentro non ce l'hanno, avevano qualche goccia, sì, eh, gocciolava, ma non come me. E hanno già il telone. Tanti se lo sono messo eh, perché sono casette più basse e se sono arrangiate anche tante qua. Ma mi non possono andare sopra. Si è alzato il vento e il telo è volato via praticamente perché non avevamo i sacchi di sabbia. I sacchi di sabbia erano introvabili perché abbiamo tutte, tutte le edilizie qua vicino, non ne avevano. E così in molti hanno dovuto riempire sacchi con la ghiaia del sentiero di casa, con sassi o mattoni. La pioggia, arrivata in tarda mattinata, ha accentuato i problemi e aumentato la paura. La macchina dei soccorsi di Tezze è partita subito, ma le richieste sono ancora tante. Intervenire è necessario ed è soprattutto una questione di tempo, in tutti i sensi. Voltiamo pagina, adesso ci spostiamo a Bassano perché oggi è il compleanno della città, sono davvero tante però le candeline dei desideri sulla torta da spegnere. Buon compleanno Bassano, mille di questi giorni, anzi mille e venticinque. Sarebbe bello poter soffiare tutti assieme, bassanesi, vicentini, veneti, italiani, turisti e stranieri, sulle candeline della torta, ma mi raccomando, che si soffi forte perché le candeline dei desideri da spegnere sono tante. Partiamo dal ponte? Sia il vecchio che il nuovo sperano in un futuro migliore. Il ponte vecchio con le sue ragnatele diventate oramai un'attrazione poco attrattiva per chi ci passa. E il ponte nuovo con il suo restyling che ha bloccato mezza città, rallentando l'altra metà e si spera che per settembre tutto sia a posto, se no con l'inizio delle scuole. Sai che nota sul diario? Facciamo un bel respiro adesso perché per spegnere le prossime candeline serve sì davvero tanto fiato. Piano Mar, Isaac, Genius Center, San Lazzaro, Scuola Mazzini, Caffè Italia, Teatro Astra, Tempio Sario e Tribunale della Pedemontana. Insomma, per riuscire a esaudire tutti questi desideri che spesso coincidono con promesse elettorali fatte e non mantenute, Forse una torta non basta, ma poi come la mettiamo con la prova costume? Ah già, tanto la spiaggetta è ancora chiusa. Dunque, meglio pensare alla salute, ma non diciamolo alle migliaia di famiglie che per una sanità migliore hanno firmato petizioni e rilasciato centinaia di segnalazioni. E chissà se qualche candelina, soffiando tutti assieme, possa davvero spegnersi per esaudire i desideri di una città grande, bella. Unica. Buon compleanno Bassano, auguri. E noi restiamo in città, ci spostiamo lungo il sentiero del Brenta perché i furti delle statue in legno continuano a indignare l'opinione pubblica. Il furto delle statue in legno e degli animali in metallo che hanno trasformato le rive del Brenta in un museo a cielo aperto tanto caro ai bassanesi e non solo ha lasciato un profondo senso di scoramento nella comunità. Tantissimi messaggi di solidarietà arrivati alla nostra redazione nei confronti del Comitato di Sant'Eusebio e dell'artista Silvio Rizzato. Anche l'assessore Andrea Viero ha voluto rimarcare il rammarico per quanto accaduto. Avevo avuto il piacere di conoscere l'artista del, del Brenta, chiamiamolo così, il signor Silvio, veramente una bravissima persona, un grandissimo artigiano con delle opere appunto di artigianato strepitose. Le vediamo tutti lungo il fiume, il fiume Brenta. E purtroppo qualche vandalo eh, ha ben pensato di, di rovinare, ripeto, un grandissimo lavoro fatto da veramente una grandissima persona. Credo che sia importante cercare di, ovviamente, fare le segnalazioni come le vostre, cercare di individuare il responsabile per poi punirli come come meritano. E intanto, in un periodo storico in cui a Bassano il tema del verde pubblico, della sua tutela è di strettissima attualità, proprio dalla zona del Brenta arriva un'idea che il presidente del comitato di quartiere lancia all'amministrazione. Poco distante da qui c'è un'area potenzialmente da sfruttare, un'area pubblica potenzialmente da sfruttare per trasformarla in un parco. Sì, qui 500 metri più avanti a ridosso della ex clima veneta c'è una zona con delle vasche di depuratori non viene più utilizzata io a occhio saranno più di 1000 metri quadri è una zona vicinissima al sentiero avevamo chiesto eh, che, che questa zona è scritto anche che venga rivalutata pulita e potrebbe essere noi siamo disponibili a collaborare anche a tagliare le piante per quello che riusciamo a fare eh, grazie alla protezione civile e ai volontari che vengono per restituire ancora uno spazio verde alla città visto che si discute tanto di cemento piuttosto che di verde e l'estate sta popolando le nostre montagne ma per vivere davvero bene eh, la montagna bisogna essere preparati a ecco alcuni consigli la montagna è piena di imprevisti, il tempo può cambiare molto rapidamente anche se è previsto bel tempo, può arrivare il temporale magari di breve durata ma magari con la grandine. Conoscere la montagna fondamentale quando si decide di avventurarsi in passeggiata. Non è una questione di quota. Troppo spesso, come conferma il direttore sanitario del servizio pedemontano Emergenza, già direttore del SUEM di Pieve del Grappa, sono chiamati a soccorrere turisti che affrontano le montagne in zoccoli e ciabatte, fermati dalla caduta di massi o incapaci per stanchezza di proseguire. Beh, è capitato parecchie volte anche quest'estate, ci avventura. E poi si ferma, non ce la fa più, eh, chiede aiuto, pur non avendo nessuna patologia. Eh, questo significa che non si è preparato. Nello zaino non devono mancare poche cose, ma fondamentali. L'acqua è indispensabile nello zaino, come pure una, una piccola giacca a vento, un qualcosa, soprattutto se si prevede di fare percorsi lunghi su versanti eh, in parte esposti a sud e mari, in parte esposti a nord o in parte dentro le valli. Tra i pericoli della montagna anche l'affollamento che già si inizia a registrare. La montagna sarà affollatissima anche nei cieli e anche qualche giorno fa eh, c'è stato un incidente da volo libero in cui due ragazzi eh, stranieri per evitare lo scontro tra loro a pochi metri da terra eh, hanno fatto delle manovre un po' azzardate e uno si è fatto... Male, anche discretamente. Questo perché eh, siamo in tanti che frequentano la montagna, soprattutto adesso che viene il caldo. L'appello alla preparazione segue quello rivolto ai giovani. Il servizio che eroga corsi di primo soccorso cerca volontari. Per diventare volontario del soccorso, i corsi sono due, base e avanzato, con diverse ore di tirocinio. Servirebbero giovani e giovani non ne abbiamo tantissimi. Ho notato una cosa nell'ultimo corso. Eh, che si offrono molto di più persone che hanno una sessantina d'anni eh, rispetto a persone giovani, studenti, per esempio, che potrebbero benissimo dare una mano. Torniamo alla cronaca e ci spostiamo a Zanè. Litiga con un fornitore del suo ristorante e lo prende a martellate, denunciato un 35enne di origine cinese residente a Zanè, con l'accusa di lesioni personali dolose aggravate nei confronti di un 28enne di origine senegalese. Sarebbe una lite la causa scatenante dell'aggressione, un diverbio sfociato poi in violenza. Il ristoratore, infatti, dopo il litigio, ha impugnato un martello che aveva portata di mano, sferrando poi un colpo al capo del senegalese. Immediato l'arrivo dei carabinieri di Tiene, il giovane fornitore è stato accompagnato all'ospedale Sant'Orso, dove ha ricevuto le cure mediche per la ferita al capo, guaribili in dieci giorni, per poi presentare la denuncia. Voltiamo pagina, adesso parliamo di cinema e ci spostiamo in alto piano. Il bel cinema passa una volta all'anno a Cannes, a Venezia e anche in alto piano a Gaglio. Tornano sul grande schermo del Cinegel dal 22 al 29 luglio i film dei giovani autori italiani con la ventisesima edizione del Gaglio Film Festival. Abbiamo. Eh, pensato di ampliare l'offerta del festival eh, presentando nella seconda settimana delle opere prime e seconde internazionali che hanno diciamo, riscosso un notevole successo all'estero, ma hanno avuto una poca visibilità eh, a livello nazionale. E le novità non finiscono qui, un'edizione che porta con sé una grande sorpresa, la prima pellicola al cinema di un'opera dello scrittore Mario Rigonistero. Come chicca quest'anno? Abbiamo eh, pensato di eh, inaugurare il festival con un trailer di 30 secondi di un cortometraggio che abbiamo realizzato quest'anno tratto da un racconto breve di Mario Rigoni Sterna. Si parte da sabato con la proiezione del film Fuori Concorso Fortuna Granda e da qui comincia lo spettacolo. Domenica inizieranno due proiezioni al giorno alle 16 e alle 20.45 e durante tutta la settimana, fino a venerdì compreso, si il alterneranno gli autori e, le regi e i registi e le registe per presentare nello spettacolo serale il loro film. Adesso vediamo altre notizie brevi dal territorio. Erano le 13 quando un fulmine si è abbattuto in un'abitazione di via Baggi a Rosà. Danni le due auto posteggiate all'interno del cortile della casa e dell'impianto elettrico, intervenuti i vigili del fuoco di Bassano del Grappa. Il forte vento a Vallonara ha rotto i rami di un grosso cedro del Libano in via Valbella, intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'albero e il tratto, chiudendo la via al traffico per più di tre ore. Abbiamo parlato del maltempo, dei danni nel Bassanese, facciamo adesso il punto della situazione per quanto riguarda l'Alta Padovana. Nuova ondata di maltempo anche a Padova e Provincia con piogge fortissime, miste a grandine nel primo pomeriggio di ieri e poi in tarda serata e un vento a raffiche che ha causato la caduta di centinaia di piante. Una trentina gli interventi richiesti ai vigili del fuoco. Tra il centro della città e l'alta Padovana, Cittadella e Carmignano soprattutto. In città la pioggia della sera ha allagato molte strade, da via Facciolati al Portello che vediamo in queste immagini, alla Guizza e a via Bembo, dove sono caduti molti rami e anche qualche albero meno resistente. Questa mattina rimanevano ad effettuare ancora una decina di interventi, soprattutto per ripulire le strade dagli alberi caduti e per gli allagamenti. A Campo San Piero allagato il sottopassaggio di Via Marconi e poi i danni all'agricoltura e ai raccolti, soprattutto il mais, ma anche gli ortaggi, i vigneti e la soia. Si parla di 15 milioni di euro di danni alle coltivazioni in provincia di Padova. E sono tante le iniziative di solidarietà per Massimo Zen, lo ricorderete, l'ex guardia giurata che sta scontando una pena in carcere per omicidio. Su iniziativa di Franca, la compagna, sono in programma una serie di azioni che mirano a dare sostegno a Massimo Zen, l'ex guardia giurata, che è in carcere da metà giugno per scontare nove anni e sei mesi per aver sparato a un giostraio in fuga dopo aver assalito alcuni sportelli bancomat. E così gli amici e la famiglia puntano a raccogliere fondi con una giornata di CrossFit, attività fisica prediletta da Zen e che si svolgerà a Cittadella in via delle Forche. Un pomeriggio e una serata, quelle di sabato, dedicata a tutte le discipline del CrossFit, con molte iniziative all'interno, compresa un'esibizione di cani addestrati. I partecipanti riempiranno poi un diario di pensieri per Zen che la compagna gli consegnerà nella prossima visita in carcere a Verona dove è recluso. Intanto la difesa sta valutando varie strade per cercare di ottenere la scarcerazione al più presto. E questo era l'ultimo servizio per questa edizione di TG Bassano. Prima di salutarci, vi ricordo il film del sabato sera, questa sera in onda 7 giorni a La Adesso è davvero tutto e ne approfitto come sempre per ringraziarvi di aver scelto la nostra informazione e vi auguro una buona serata su Rete Veneta.